Buongiorno a tutti e vi do il benvenuto ad una nuova puntata del Caffè con l'Esperto, che ricordo essere il nostro format di dirette che nel tempo di un caffè vi fornirà un overview sui mercati finanziari. Oggi giochiamo in casa, infatti vi presento i miei colleghi, Antonio Cesarano, Chief Global Strategist di Intermonte. Buongiorno Antonio. Buongiorno a voi e chi ci sta ascoltando. Saluto anche Marino Masotti, capo redazione di WebSim. Buongiorno Marino. Buongiorno Carola, buongiorno a tutti. Come si può dedurre dal titolo, il 5% è un numero ricorrente sui mercati. Infatti abbiamo iniziato settimana scorsa con il dato preliminare dell'inflazione europea, che è sceso dal 10,6% al 10%, mentre il dato core, al netto di energie ed alimentari, è rimasto inchiodato proprio al 5%. Quindi, dato il leggero rallentamento dell'inflazione, la BCE si pone appunto la possibilità di un altrettanto rallentamento del ritmo dei rialzi appunto a dicembre. Un possibile rallentamento già a dicembre è stato annunciato anche dalla Fed giovedì scorso, con le aspettative appunto che si sono aggiustate sul rialzo di 50 punti base rispetto ai 75 previsti in precedenza. Proprio nel discorso di Powell è stato richiamato appunto il numero magico del 5%, per annunciando che il dato sull'inflazione monitorato della Fed, ovvero il PCE core e la dinamica salariale, si attestavano intorno al 5%, dati che poi appunto sono stati confermati giovedì. Infatti il dato USA sull'indice dei prezzi core PCE è risultato in marginale rallentamento e su base annuale appunto è rallentato al 5% dal precedente 5,2, un dato comunque allineato alle attese, mentre venerdì i dati sul mercato del lavoro americani sono risultati leggermente difformi rispetto alle attese, principalmente con riferimento ai salari, dove il salario medio è salito al 5,1% su base annuale dal precedente 4,2, dove gli analisti si aspettavano il 4,6. Allora, il mese di novembre comunque è stato positivo per i mercati finanziari, infatti i principali indici di Wall Street hanno chiuso in positivo. Anche un mese brillante per l'Europa, dove l'indice Eurostoxx 50 è cresciuto del 9,6 e il nostro FTSE MIB è cresciuto dell'8,6. Allora, io proprio sul FTSE MIB farei un sondaggio e chiederei a tutti voi, rispetto alla chiusura appunto della seduta di venerdì che ha chiuso intorno a 24.600, secondo voi a fine anno dove si troverà appunto il FTSE MIB? Adesso faccio partire il sondaggio così potete votare. Allora, rispetto quindi ai livelli attuali, secondo voi il FTSE MIB come chiuderà questo 2022? Rispetto sopra ai livelli attuali, sotto ai livelli attuali o rimarrà su questi livelli? Allora, aspetto qualche secondo che appunto riuscite a votare tutti. E vediamo appunto che prospettiva avete. Allora, vedo che comunque l'80% di voi ha votato, quindi io chiuderei il sondaggio e andiamo a vedere qual è il vostro pensiero. Ok, diciamo che vi suddividete tra sopra e sui livelli attuali. Io quindi sulla base di questo sondaggio passo la parola a te, Marino. Grazie Carola. Allora, io chiederò ad Antonio cosa avrebbe risposto, ma non lo chiedo ora, ci arriveremo alla fine. Per cui, come state ad ascoltare questo racconto dei cinque, perché come ha già introdotto Carola, l'analisi del mercato in questo momento è una specie di dribbling intorno al numero 5. E poi alla fine diremo anche quali sono le nostre aspettative sul futuro, quindi come noi. Anzi, come Antonio, come l'esperto, avrebbe votato in questo sondaggio. Allora, per capire cosa sta succedendo sul mercato, direi che bisogna andare a quello che è successo la settimana scorsa, alla serie di dati macroeconomici di venerdì, che come al solito, buoni per l'economia, c'è un sacco di lavoro negli Stati Uniti, i salari crescono male per la banca centrale che deve aumentare la stretta monetaria. Ma però 2 giorni prima Jerome Powell aveva dato ampie rassicurazioni sul fatto che, insomma, tranquilli, la banca centrale non ha intenzione di andare avanti in modo forsennato. Ecco, mettiamo insieme queste due cose, a che punto siamo per quanto riguarda i tassi, perché i tassi sono quelli che guidano Wall Street, le borse e quindi il FTSE MIB. Sì, dunque, come ben descrivevi, Marino, c'è l'impressione che, insomma, dopo 2 buoni mesi, ottobre e novembre, soprattutto ottobre, ma anche novembre ha avuto un'ottima performance, se la guardiamo al netto del cambio, praticamente gli indici europei e statunitensi sono identici. Quindi
siamo anche da inizio anno, abbiamo più o meno una performance, se l'andiamo a calcolare in euro, intorno al meno 7% da inizio anno. Detto questo, l'impressione è che le banche centrali vogliono cercare di far, soprattutto la Fed, cercare di far consolidare i rialzi fin qui effettuati anche per tematiche tecniche, però ribadendo che devono ancora effettuare altre manovre, senza però arrivare a spaventare i mercati. Da questa slide si vede proprio il numero magico del 5, che è quello su cui il mercato si sta focalizzando, perché coincide sia con la dinamica salariale intorno al 5%, sia con quello che è l'inflazione vista con gli occhi della Fed, quindi al netto di alimentari ed energia con l'indicatore che guarda la Fed. Anche qui siamo al 5, quindi che la Fed arrivi al 5 dalle parti di febbraio, quando c'era la prima riunione del 2023, è quello su cui il mercato sta lavorando, ma ormai già l'ha digerito, la Fed rallenterà probabilmente il ritmo di rialzo, non vuole spaventare però neanche fare marcia indietro. Altre, almeno un paio di manovre ci saranno ancora. Allora, stiamo sempre nell'ambito, nell'orbita del 5. 5% sono questi due indicatori. Il mercato, in questo momento noi siamo negli Stati Uniti a 3,754 a livello di tassi. La Fed ha detto che andrà avanti. Poi a un certo punto non è più non in modo così scatenato, ma andrà avanti. Il mercato comincia già a ragionare sul quando si fermerà e quando comincerà a scendere. Ed è lì, cioè in questo gioco di aspettative e di speranze anche, che si gioca il fatto che questo rialzo possa proseguire, quanto possa proseguire. Ecco, dove siamo da questo punto di vista, mercato e indicazioni della Federal Reserve sui tassi? Allora, se guardiamo anche la slide successiva, si vede che almeno da qui al primo semestre, se dividiamo l'anno in due parti, al primo semestre del prossimo anno vedete come l'idea è che la Fed arrivi al 5% e lì si fermi. Cioè, in sostanza, potrebbe portare i tassi con due rialzi da 50 punti base, uno adesso a dicembre e uno a febbraio, al 5%. Lì poi attuare una pausa. Gli operatori si aspettano però che nel corso della seconda parte dell'anno la Fed sarà costretta un po' a indietreggiare e quindi a fare un po' di a ridimensionare i tassi già nella seconda parte dell'anno. Se questo sia già possibile o sia prematuro, poi dipenderà dagli eventi. Però quello che mi sentirei di sposare delle aspettative di mercato è che nella seconda parte dell'anno è lecito che possano in qualche modo emergere delle aspettative che la Fed, se non altro, tra fine 2023 e inizio 2024, possa un po' fare retromarcia su una parte dei rialzi. E questo perché dovrebbe essere nella seconda parte dell'anno che gli Stati Uniti entreranno, stando a quello che sono i segnali della curva, l'inversione molto accentuata, potrebbero entrare in recessione. Potrebbe essere una recessione non fortissima, ma tra un moderato e un forte, quindi una via di mezzo che potrebbe in qualche modo indurre la Fed a essere più cauta e semmai anche a limare i rialzi effettuati, ma dobbiamo aspettare più la fine 2023, inizio 2024. Fino a metà anno, si vede dal grafico, a fasi alterne, ma più o meno l'idea consolidata è che si arriva al 5 e lì ci si ferma per qualche mese. Senti, tutto questo prefigura uno scenario, diciamo, di grande tranquillità, cioè ci sono dei passaggi tecnici, arriva la recessione, la stretta monetaria rallenta, le borse a questo punto forse risalgono perché vedendo la recessione arrivare, la stretta monetaria che un po' non è, si fa meno energica, quindi tornano a salire, ma tutto questo mi sembra un po' cioè, giocare un po', scherzare col fuoco, perché l'arrivo della recessione, tu hai detto adesso, non dovrebbe essere così pesante, è quello che poi si sta dicendo. Però io ricordo che un anno fa ti dicevo, sì, arriva l'inflazione, ma non sarà così pesante, sarà transitoria. Ecco. Io dicevo, siamo proprio convinti che la recessione sarà tiepida, che sarà una cosa passeggera? Allora, stando all'indicazione della curva che si è invertita di 80 punti base su 2 10 anni, potrebbe essere trattarsi di una recessione anche molto forte. Personalmente l'ho etichettata tra non il moderato, quello che è poi lo scenario centrale, una recessione mite, mild, come viene spesso definito, ma un qualcosa di più forte, senza ancora spingermi al fortissimo. Ma anche se fossi ancora più forte e mi sbagliassi, mentre col caso dei prezzi, l'inflazione, questo ha portato al Banco Centrale ad essere più aggressive. Notizia non positiva per i mercati perché ha significato tassi più alti, quindi la liquidità è costata progressivamente di più e soprattutto poi è stata tolta con il quantitative tightening. Mentre invece se parliamo di una recessione più forte, semmai rispetto a quello che è l'aspettativa del mercato o diciamo più che altro il consenso
degli analisti, il mercato è molto più pessimista a giudicare dalla, ripeto, dalla forte inversione. Se fosse così, questo sarebbe potenzialmente positivo, ma perché potrebbe portare ancora di più i mercati a immaginare che non solo la Fed debba a un certo punto ridimensionare il rialzo dei tassi, ma semmai ipotizzare anche un rallentamento del quantitative tightening. Questo è quello che successe, per esempio, l'unica esperienza che abbiamo di riduzione della liquidità fu quella tra 2017 e 2019. È successo esattamente così. Nel 2019 la Fed rallentò e fu già quello un segnale positivo per i mercati. Rallentò il ritmo di riduzione del bilancio, della liquidità in circolazione. Senti, ci stiamo avvicinando perché abbiamo chiarito il dato più importante, cioè lo scenario sui tassi, sull'inflazione dei tassi. Però manca ancora un pezzo, secondo me, per arrivare a dire cosa succederà alla nostra borsa di Milano da qui alla fine dell'anno, come richiedeva il sondaggio, cioè cosa sta succedendo in Cina e per quanto riguarda il petrolio. Per noi il petrolio è importantissimo, siamo un paese quasi senza petrolio e quindi non si può esulare da questo aspetto. C'è stato nel fine settimana due o tre eventi importanti, la riunione dell'OPEC, che forse è stato un non evento, la decisione sul prezzo, la sanzione sul petrolio russo, dell'esportazione del petrolio russo. Ecco, da questo punto di vista cosa c'è da aspettarsi, Antonio? Marino, si sta componendo per il petrolio un mosaico abbastanza articolato, ma che potrebbe non escludere, a mio avviso, la possibilità di un petrolio che prova a recuperare per quei prossimi 2-3 mesi. Perché? Da una parte abbiamo questa decisione sul price cap russo a $60, che di per sé non è un livello molto basso. In questo momento la Russia già vende il petrolio a livelli più bassi, $60, quindi sotto questo punto di vista il problema non c'è. Il problema c'è piuttosto nelle assicurazioni ai vettori che trasportano petrolio, e qui se non ci sono le assicurazioni da parte delle compagnie europee diventerebbe più complicato esportare il suo petrolio per la Russia. Ma già si sta preparando un po' ad aggirare questo ostacolo, approntando quella che è stata definita una sorta di flotta ombra, cioè mettendo insieme una settantina di petroliere capaci, una parte anche di navigare nei mari più freddi, da dove andrà preso il petrolio, per poter in qualche modo farlo circolare nelle parti del mondo che non hanno aderito al price cap. Quindi sostanzialmente Cina ed India sono quelle due aree principali. E quindi significherebbe che in effetti non viene a mancare del tutto il petrolio russo, però una parte potrebbe mancare. Ma diciamo l'altro elemento grosso è che la Cina sta provando ad allentare le misure di restrizione, e questo significa in prospettiva una Cina che prova in qualche modo ad aumentare anche la domanda di petrolio, così come di altre materie prime oltre al gas. La Cina è stata praticamente assente, è stata molto molto poco la sua presenza sui mercati delle materie prime quest'anno, perché è stato in forte rallentamento. Non è un caso che Xi Jinping proprio giovedì andrà a incontrare Mohammed bin Salman in Arabia, probabilmente per rinsaldare i rapporti da primo importatore e primo esportatore al mondo. Ultimo elemento: gli Stati Uniti, lo si vede dal grafico, sono ai minimi dagli anni 80 come riserve strategiche di petrolio. Hanno venduto molte riserve strategiche per tirare giù il prezzo del petrolio e cercare di tirare giù l'inflazione prima delle midterm elections che si sono svolte. Adesso dovrebbero ripristinarle. Non sappiamo se, come e quando, sono circolati alcuni prezzi, $60-$70, però insomma sicuramente da un punto di vista strategico queste scorte andranno ripristinate, che significa un potenziale flusso di acquisto. Quindi tutto questo significherebbe per i primi mesi del prossimo anno un potenziale rialzo delle materie prime, anche se in un contesto recessivo. Per tutti questi fattori contingenti, il nuovo anno lunare in Cina, la ricostituzione delle riserve strategiche negli Stati Uniti e in parte anche il fatto che sostanzialmente ci potrebbe essere un po' di carenza di offerta se la Russia non riuscirà davvero ad aggirare come si deve l'ostacolo dell'export di petrolio attraverso questa flotta ombra. Quindi la dinamica più importante, la spinta più importante viene, come ormai da parecchio tempo capita, dall'andamento della domanda, cioè se la Cina torna a comprare, se gli Stati Uniti, che pure vanno in recessione, ma insomma, diciamo, sono compratori obbligati, quindi se il primo e il secondo, l'uno, il numero uno e il numero due del mondo devono comprare petrolio, è probabile che il petrolio, diciamo, o da questi livelli sia più su, cioè rispetto a questi livelli tra qualche settimana sia sopra. E torniamo a questo punto alla domanda del sondaggio. Direi che abbiamo chiarito un po' tutto, cioè qual è il quadro in cui ci muoviamo, e a questo punto dici tu cosa ne pensi, come avresti votato sul sondaggio, poi quali sono le tue aspettative magari anche sull'S&P 500 oppure sui tassi di interesse, cioè cosa ti aspetti da qui a fine anno, magari con un occhiolino anche al 2023. Dunque, se do fiducia a quello che mi sembra essere l'intenzione particolare della Federal Reserve, cioè cercare in qualche modo di consolidare
i recuperi di ottobre-novembre e salvaguardare il dicembre di un anno molto complesso, un anno che ha avuto un effetto molto particolare e raro negli ultimi decenni, cioè abbiamo avuto performance negative da equity e bond. Questo è un po' l'elemento nuovo che ha caratterizzato quest'anno. Dunque, probabilmente potremmo avere dei valori degli indici azionari sui livelli attuali o leggermente superiori per fine anno, con semmai delle curve in base a come usciranno i dati, ma alla fine credo che l'intenzione delle banche centrali sia quella un po' di traghettare l'anno nuovo più o meno sui livelli o leggermente al di sopra di quelli che abbiamo visto a fine novembre. Più delicato i primi 3-4 mesi del prossimo anno, perché semmai una curva ci potrebbe essere se davvero c'è un sussulto da parte delle materie prime, petrolio in testa per quello che abbiamo detto, ma il tema delle riaperture cinesi è l'elemento principale, potrebbe di nuovo riportare qualche timore che le banche centrali possano fare di più rispetto a quello che si attende. Questo potrebbe un po' dare fastidio, ma poi alla fine credo che l'anno potrebbe svolgersi un po' all'opposto di quello che sta il 2022, cioè un anno mediamente dopo il primo trimestre, ripeto, un po' più articolato e complesso per i motivi detti, ma insomma che dovrebbe essere mediamente favorevole sia per bond che per equity. Grazie, grazie Antonio, soprattutto di questa indicazione sulla fine d'anno, che quindi dovrebbe essere o neutrale, male che vada, o comunque addirittura un po' positiva, quindi che ci sia o non ci sia il rally di Santa Claus, comunque sia, sarà una fine d'anno in cui noi potremo pensare forse anche ai regali, a goderci le feste senza avere ansie, come invece è stato magari in altri anni. È arrivata Carola che, per i saluti per l'agenda della prossima settimana. Prego. Grazie Marino. Allora, vediamo insieme il calendario macroeconomico, appunto relativo all'ultimo mese dell'anno. Allora, innanzitutto partiamo oggi con il dato dell'ISM dei servizi USA. Domani invece avremo il ballottaggio per l'elezione del senatore in Georgia, ma il clou sarà a metà mese, dove avremo il regia, non vedo bene le date perché è tagliata la slide. Comunque a metà dicembre vedremo il dato dell'inflazione USA, ma soprattutto il focus sarà sulle riunioni appunto delle banche centrali di Fed e BCE. Allora io ne approfitto che ho la parola per pubblicizzare alcuni dei nostri eventi, tra cui il Business Lunch, che sono eventi riservati solo ed esclusivamente a professionisti della finanza. Si tratta di un momento di confronto presso la nostra sede in centro a Milano. L'appuntamento prevede la presentazione e la condivisione dei servizi offerti da Intermonte a supporto della professione. Si parte dalla view macroeconomica insieme appunto al nostro esperto di oggi Antonio Cesarano, per poi declinarla in operatività sulle principali soluzioni di investimento. Per maggiori informazioni vi rimando all'email della mia collega Ilaria San Gregorio, perché il prossimo business lunch è previsto per il 25 gennaio fino ad esaurimento posti. Io comunque vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che per essere sempre aggiornati potete seguirci sul nostro canale LinkedIn, sul nostro sito o sulla nostra app di Intermonte AI. Inoltre sul nostro canale YouTube potrete appunto vedere la diretta, la replica di questa diretta. Io ringrazio Antonio, ringrazio Marino e vi aspettiamo lunedì prossimo per una nuova puntata. Grazie, arrivederci a tutti. Grazie a Buona giornata a tutti. tutti. Buongiorno.